Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il Prima TG Flash delle ore 11. Andiamo con le ultime notizie. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lanciato un messaggio alla popolazione italiana con un messaggio social. Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati con grandi e piccoli sacrifici nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio. Dobbiamo predisporci ad aderire coralmente alla campagna di vaccinazione. Sarà una mobilitazione che coinvolgerà tutte le piazze italiane e che sarà identificata con il simbolo della primula. Il fiore, primo a sbocciare dopo il lungo inverno, accompagnerà simbolicamente tutte le fasi della campagna verso un ideale, graduale risveglio della nostra vita sociale. Questa volta la sua rinascita sarà anche la nostra. Le immagini degli assembramenti formati nelle grandi città durante la giornata di domenica hanno creato più di qualche preoccupazione tra i membri del governo, rendendo necessaria la convocazione di una riunione d'emergenza, al termine della quale è stata prevista la possibilità di una nuova stretta, ovvero porre tutta l'Italia in zona rossa o arancione nel periodo delle festività. Dovrebbe essere consentita una deroga per i piccoli comuni, con la possibilità per chi abiti in paesi sotto i 5.000 abitanti di spostarsi nel raggio di 30 km. La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino relativo al contagio da Covid-19 sul territorio italiano. Nell'ultimo aggiornamento si segnalano 17.938 nuovi contagiati e purtroppo 484 deceduti. Sono 16.270 invece i guariti. I tamponi processati sono stati 152.697, per un tasso di positività in risalita rispetto ai giorni precedenti, 11,7%. Continua però la discesa dei posti letto occupati in terapia intensiva, che è meno 41, e dei ricoveri ordinari, meno 331. L'unità di crisi della Regione Campania ha pubblicato il consueto bollettino della situazione pandemica, certificati 1.219 nuovi positivi, di cui 92 sintomatici, su 17.319 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 7%. I guariti sono stati 2.013 e i deceduti 35, 15 nelle ultime 48 ore, 20 in precedenza. Report poi sui posti letto disponibili: su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 134. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto durante Che tempo che fa, trasmissione in onda su Rai 3. Ha parlato delle settimane decisive, quelle che ci apprestiamo a vivere. Dobbiamo parlare un linguaggio di verità, come sempre. Una sofferenza non vivere il Natale come gli altri, però per un Natale normale ci vorrà del tempo. Un Natale normale vorrà dire aprire le terapie intensive di cimiteri a metà gennaio. Le scelte del governo non le ho capite. Alla fine il contagio si è esteso in tutta Italia. L'algoritmo dell'esecutivo è irriconoscibile, come diceva Kant. Ci sono regioni del nord che sono gialle, con tassi di terapia intensiva e contagi più alti della Campania. Questo algoritmo non funziona, è una marchetta. Abbiamo 2 settimane decisive senza rigore. Avremo una terza ondata ancora più virulenta per 2 ragioni. La prima perché apriamo le scuole, e la seconda perché ci sarà il picco dell'influenza stagionale. Sbagliato aprire la mobilità tra i piccoli comuni, ci sarà una ripresa drammatica del contagio. Abbiamo alle spalle mesi difficili, la propensione a ritrovare la vita è fortissima, ma è proprio qui che dobbiamo richiamare i nostri concittadini al senso di responsabilità. So già che ci saranno alcuni responsabili che faranno feste e cenoni con 30 persone a Natale e Capodanno, e dunque non è possibile rilassarsi. Inoltre ha parlato dello spostamento tra comuni. Se il governo decidesse di aprire lo spostamento tra comuni, giusto farlo a Palazzo Chigi, con un reparto di psichiatria. La Campania ha iniziato a fare filtro nelle stazioni e nell'aeroporto di Capo Chino, ma temo dell'arrivo di alcune persone da fuori che possono diffondere il contagio. Qui in Campania non apriremo la mobilità tra i comuni e non consentiremo di spostarsi presso le seconde case. Non approvo il piano del governo sul Recovery Fund, potrebbe essere utilizzato per Non approvo il piano del governo sul Recovery Fund, potrebbe essere utilizzato per sburocratizzare l'Italia. I contributi a fondo perduto per l'Italia privilegiano solo il Nord. Il Presidente, con un atto di grande umorismo, ha detto che ha i migliori ministri al mondo. Io ne salvo solo 3 o 4. Consueto bollettino dell'ASL di Caserta del 13 dicembre, si segnalano infatti 171 nuovi positivi, 543 guariti e 3 deceduti. Il numero dei tamponi processati è stato 2.385, per un tasso di positività in continua discesa, attestato sul 7,1%. La città che fa registrare attualmente il maggior numero di positivi è Aversa, seguita da Marcianise e Caserta.
Andiamo adesso invece con le notizie sportive. Il Napoli di Gattuso vince in rimonta contro la Sampdoria e si conferma terza in classifica assieme alla Juventus, a meno 4 dal Milan, a meno 1 dall'Inter, che affronterà mercoledì. A decidere la partita le due reti nella ripresa di Irving Lozano e Petagna dopo il vantaggio iniziale di Yankto. Gattuso a fine partita ha anche elogiato i suoi. Riprendere queste partite è sempre dura. Complimenti ai miei ragazzi. Ci sta a soffrire in queste tipologie di partite. La Sampdoria è ben organizzata e il merito è di Ranieri. Non è facile dopo le fatiche di Coppa, anzi, oggi nel primo tempo siamo stati molto sterili, mentre nel secondo abbiamo svoltato anche con i cambi. Lozano sta migliorando, l'anno scorso si tuffava sempre, oggi le cose sono cambiate e sta lavorando sulla mentalità. Chiudiamo invece con la Casertana, sconfitta 2-0 al Barbera, quindi in casa del Palermo. Ha parlato dopo la sfida il tecnico Guidi. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Sì, chiaramente abbiamo avuto dei giorni difficili, questo lo sapevamo, però purtroppo questa stagione è condizionata da questo maledetto virus che a questo giro ci ha colpito in maniera tremenda, perché insomma sette ragazzi poi all'ultimo secondo non è stato facile, non è stato facile assorbire il colpo. Però detto questo, è stata una trasferta complicata, però ecco, la squadra sul campo ha speso, ha voluto provarci fino alla fine. Abbiamo fatto delle cose buone, delle cose negative, abbiamo subito due gol secondo me evitabili, però la squadra in campo ha messo il massimo di quello che poteva mettere, e quindi c'è da continuare a lavorare, andare avanti, resettare, sperando di recuperare quanti più calciatori possibili, perché siamo contatissimi. E quindi vediamo, aspettiamo nei prossimi giorni, cerchiamo di resettare, tornare in fretta, cercare di recuperare e giocare le prossime partite. Sì, la squadra ha provato a giocare, chiaramente con tutte le difficoltà del caso, specialmente dopo il gol subito del primo tempo. Avevamo preso campo, avevamo messo nella propria metà campo il Palermo, avevamo anche costruito delle situazioni pericolose su falli laterali, a muovere la palla velocemente, insomma, con Polito due o tre volte avevamo sfondato con grande facilità sulla loro sinistra, siamo mancati poi nell'ultima rifinitura. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora, sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.